Vi faccio sentire che cosa dice Paolo Savona. Ascoltate. Uno dei punti fondamentali è che gran parte di questo elettorato oggi rappresentato in Parlamento possiede una parte trascurabile del PIL italiano, non ha niente da perdere e quindi a un certo punto è disposto ad andare in piazza. Insomma, per fortuna, che è la mia tesi in parte ironica ma in parte basata sulla realtà, gli italiani mangiano e bevono be bene, questo è il punto fondamentale, quindi stanno un po' più calmi. Non so se vi rendete conto di quello che dice Paolo Savona, cioè la maggioranza degli elettori che sono rappresentati in Parlamento dal governo giallo-verde, che ha insomma il 60% delle preferenze, beh, la maggioranza di questi elettori hanno una frazione trascurabile del PIL italiano, ma l'importante è che mangino bene. Insomma, gli italiani, se gli fai sta tranquilli, gli dai il minimo, gli fai mangiare e beve, non si interessano assolutamente di niente. E allora, dove trovare un popolo nell'Occidente, diciamo, relativamente ricco, migliore di quello italiano, per usarlo come gregge per esperimenti di zootecnia umana? Stiamo andando verso la zootecnia umana, signori miei. E non è un caso che la sperimentazione sul 5G a partire da quest'anno e nei prossimi anni verrà fatta soprattutto in Italia. È in Italia che si sperimenterà questa nuova tecnologia. E in particolare in Italia dove? Al nord? Uno dice, vabbè, è al 5G, o sperimentiamo al nord che è più avanzato, ci cioè stanno più infrastrutture, la gente è più abituata, un sacco. No, a Matera. Però per l'occasione eletta capitale della cultura europea 2019. E va bene. Comunque, il punto è questo. Gli italiani, basta che gli fa mangiare e beve, se la pigliano tutto. Mangiare e beve relativamente, anche se hanno una frazione trascurabile del PIL, perché tutto il resto se lo prendono le élite. E perché siamo diventati così deboli? Così sottomessi lo siamo diventati dopo la sconfitta in guerra nella seconda guerra mondiale, una sconfitta in guerra disastrosa. Guardate, gli italiani tra le due guerre invece erano orgogliosi di si avevano combattuto sul Carso, erano morti, ma avevano vinto e soprattutto avevano combattuto per qualcosa in cui credevano e che continuavano a ritenere giusto. Invece la seconda guerra mondiale è stata veramente una cosa disastrosa. Il popolo italiano si è reso conto di aver combattuto per motivi veramente abietti a fianco della Germania. Abbiamo perso in maniera, salvo qualche esempio, diciamo, di eroismo come la Folgore, che poi erano gli uomini della Folgore, erano uomini del popolo. E chi ci ha trascinato in questa disastrosa avventura della seconda guerra mondiale? Beh, ci ha trascinato il fascismo, il quale fascismo avrà pur fatto delle cose buone, ma chi lo dice? Chi dice di no? Ma è evidente che questo sia avvenuto alla fin fine. Anche durante il fascismo in Italia c'erano gli italiani fanno sempre delle cose buone, però insomma il fascismo ci ha portato in questa guerra e chi aveva sostenuto il fascismo? Ma le stesse classi sociali che poi, a partire dal 1957, hanno cominciato a portarci piano piano, come una rana bollita, verso l'Unione Europea. E va bene, andiamo avanti così, che vi devo dire, finché si mangia e si beve. Come dice Paolo Savona, gli italiani non si ribellano, però, quale può essere il destino di chi si sottomette al governo zootecnico? Fate voi, insomma, fatemelo sapere. Io sono veramente desolato. Ma che vi devo dire? Qui abito in campagna, quindi non posso fare video troppo lunghi, altrimenti l'upload non finisce mai. Quindi vi saluto. Vi ho detto l'essenziale, sostanzialmente.
no? Cioè, ho detto l'essenziale. Cioè, abbiamo una frazione, abbiamo, io poi non li ho votati questi, ma quelli che hanno votato i gialloverdi hanno una frazione trascurabile del PIR nazionale. Ve lo voglio ripetere, trascurabile, una frazione trascurabile del PIR nazionale. Ok? Però li fai magnare, gli dai il reddito di cittadinanza se stanno buoni. È chiaro? Vuol dire che il reddito di cittadinanza serve alle elite per continuare a farsi i cazzi loro. Punto e virgola. Perché la sua storia continua. Buonasera.